Oggi parliamo di Nintendo DS e soprattutto di sta roba qui. Una nuova flashcard rilasciata da Easy Flash. State con me. Questa è la Easy Flash Parallel, con questa scatola bellissima rossa e il simbolo del DS qua in rilievo. Easy Flash Parallel, qualcuno conoscerà le loro cart Easy Flash Omega, Easy Flash Definitive Edition, sbloccano il Game Boy Advance e gli danno veramente i superpoteri. Questa però è stata rilasciata quest'anno, senza troppo preavviso, e mi ha veramente incuriosito, quindi l'ho presa ed eccola qua. Devo subito dire che rispetto alla R4 che avevo io, questa regge fino a 1 giga, invece questa qui l'ho provata fino a 64, no problem. E infatti vedete, io ho una SanDisk da 64 Ultra Plus e questo qui è proprio un pezzo di plastica che se lo pieghi, se lo schiacci lo pieghi. Questo invece sembra veramente bello. Intanto andiamo sul PC, la impostiamo per i giochi del vostro Nintendo DS. Però ci facciamo anche qualcos'altro, io non riesco a limitarmi ai giochi del DS. E quando parlo di emulazione, non voglio essere banale, perché tutti poi mettono su il Mega Drive, mettono sul Super Nintendo, no, io invece voglio andare a pescare qualcosa che con il DS sta veramente bene, qualcosa che ha la stessa risoluzione del DS, e parlo di Sega Master System, Sega SG-1000, e poi perché no, andiamo a vedere cos'altro si può fare. Andiamo a vedere Intellivision, torno subito. Iniziamo a preparare la chiavetta USB, ho aperto il mio programma preferito per formattare, Rufus, la mia chiavetta è da 64 GB, seleziono Non Bootable, lascio Partition Scheme in MBR, gli do un nome al volume AVK Parallel Large FAT32, il cluster size da 32 kilobytes. Start. Al primo link trovate la pagina di easyflash.cn. Vogliamo andare nella sezione download e vogliamo andare nella sezione Easy Flash Parallel. Qui troviamo il manuale che vi consiglio di scaricare perché vi fa vedere quello che vi mostrerò io, però un po' più nel dettaglio. E poi trovate anche il kernel 1.04, download. Al secondo link trovate una pagina che raccoglie tutti gli emulatori disponibili su Nintendo DS. Ce ne sono una marea, io non so cosa funziona o cosa no, ma trovo molto intrigante giocare a giochi Sega su console Nintendo, perché se lo meritano, diciamoci la verità. Quindi per la prova di oggi voglio giocare a Sega Master System e Sega Game Gear. L'emulatore che consiglio è S8DS, si scaricano cliccando sul numero della versione. Vedete che vi porta alla pagina di GitHub e noi lo scarichiamo. E poi perché no, andiamo a giocare un po' con i giochi di Intellivision. Questo NinTV-DS è un emulatore molto interessante. Prima di scaricarlo vi faccio notare una cosa. La guida, sempre su GitHub, ci ricorda che per fare in modo che l'emulatore funzioni nella nostra flashcard è necessario fornirgli due file di BIOS, grom.bin e exec.bin. Non vi dico dove trovarli, ma vi farò vedere dove metterli. Quindi scarichiamoci l'emulatore per Intellivision. Cerchiamo sempre il file .nds, nintv-ds. E poi perché no, andiamo a scaricare anche un emulatore per il NES. NES DS. Andiamo a beccare di nuovo il file .nds. Ci sono tante altre cose che sono interessanti, tipo il TurboGrafx-16 o PC Engine. Purtroppo questo emulatore funziona e anche dannatamente bene, ma senza audio e la cosa un po' mi disturba. Sì, potremmo scaricare Neo Geo, Mega Drive, però quelli li vediamo sempre. Quindi, andiamo a scaricarci un emulatore per Game Boy Advance, GBA Runner 2. Di nuovo, andiamo sul link sotto la versione, GitHub, e qui andiamo a scaricarci. Io ho un DS, quindi vado a scaricarmi l'emulatore per DS. Ora andiamo a sistemare la nostra memory card con i file appena scaricati. Per prima cosa vogliamo mettere il kernel,
che fa partire appunto la nostra Easy Flash. E il primo file che abbiamo scaricato direttamente dal sito contiene due file al suo interno. Una è una cartella che si chiama underscore EasyDS e poi c'è EasyDS.dat. Queste vanno copiate direttamente nella root della memory card che abbiamo appena formattato. Poi voglio creare una cartella e la chiamo emulatori. E qui dentro vado a piazzarci i tre emulatori che mi sono scaricato, NESDS, NINTVDS e S8DS. E anche l'emulatore per Game Boy Advance. Ora passiamo ai giochi. Prima di tutto, un po' di giochi per Nintendo DS. A questo punto creo un'altra cartella, la chiamo ROMS. Facciamolo minuscolo che fa più figo. La chiamo ROMS e dentro ci ho messo Game Boy Advance, Intellivision, NES, Game Gear e Sega Master System. E all'interno creo una cartella e la chiamo BIOS, perché qui dentro andrò a mettere i due file che mi servono per Intellivision. Col PC abbiamo finito, andiamo a testare il tutto. Eccoci finalmente a provare la nostra scheda. Non ha un incastro, quindi schiacciatela bene. Così si presenta il menu, un calendario nella parte superiore e il dettaglio su quello che c'è dentro la memory card nella parte inferiore. Potete anche lanciare qualcosa dallo slot 2, questo Nintendo DS legge nativamente i giochi per il Game Boy Advance, oppure ci mettete dentro una di queste porcate cinesi. Questa è la struttura che abbiamo creato nel nostro trafficare col computer. Vediamo i giochi per il DS. Qui abbiamo l'emulatore per Game Boy Advance, ma in questo momento non mi interessa, mentre mi interessa lanciare l'emulatore per Sega Master System. Load Game, ROMS, Sega Master System. E a questo punto direi che possiamo lanciare Alex Kidd in Shinobi World. Vedete che l'emulatore nella parte superiore ha il gioco e nella parte inferiore ha la console che sta emulando, e la trovo una cosa molto carina. Già che ci siamo, emuliamo anche il Sega Game Gear. Il motivo per cui queste console sono belle da emulare, soprattutto il Master System, è che ha la stessa risoluzione del Nintendo DS e quindi effettivamente sembra quasi un pixel perfect. Sto lottando un po' con le luci per cercare di farvi vedere un po' meglio questo schermo. Andiamo in emulazione di Mattel Intellivision. Vedete che sullo schermo superiore c'è effettivamente quello che sarà il gioco, sullo schermo inferiore c'è il famoso controller dell'Intellivision. Si possono anche scaricare alcuni overlay che sono tipici dei giochi Intellivision, però noi andiamo esattamente su Burger Time e ce lo godiamo un attimo. Maledetto uovo, devo pepare, non so pepare. Maledetto topo! Ah, dimenticavo, colgo l'occasione per ringraziare e salutare Magnum CDI per i preziosi consigli sui giochi di Sega Game Gear e Sega Master System, nonché SG-1000, e un saluto alla redazione di Game Revs, che secondo me è il miglior podcast di retro gaming in Italia. Vi lascio il link qua sotto, andate a vederveli, anzi ad ascoltarveli.
Se avete già un R4, intendo la CART per il DS, non la Renault 4. Se avete già un R4, non vi serve prendere una Easy Flash Parallel, ma se la vostra R4, come la mia, è vecchia e tiene solo un giga e appartiene a una decade fa, questo è un upgrade inexpensive, costa poco, che sblocca i superpoteri per il vostro DS. Quindi ve la raccomando, si dice? Ve la suggerisco, I recommend it, ve la suggerisco vivamente, però non metto link perché io non c'ho i link, quelli che se clicchi io faccio soldi. No, io l'ho comprata con i miei soldi e quindi se la vuoi comprare con i tuoi soldi, la compri con i tuoi soldi, io non ci guadagno niente. Però il link al sito loro ve lo metto e magari ci date un'occhiata. Continuiamo a crescere, ma senza mai diventare grandi. Until the next one.